Ricetta sprint, ravioli alle mele. Sono ottimi per la colazione o per la merenda. Vi do subito gli ingredienti: per la pasta frolla 200 g di farina 00, 100 g di zucchero, 100 g di burro, un uovo, un tuorlo e un pizzico di sale. Mettete su una spianatoia la farina a fontana con il sale, l'uovo e il tuorlo e poi con una forchetta sbattete le uova in modo che diventino più fluide da amalgamare. Aggiungete a questo punto il burro ammorbidito fatto a pezzettini ed impastate velocemente senza lavorarla troppo perché altrimenti la pasta impazzisce. Formate un panetto e mettetelo a riposare per almeno un'ora. Nel frattempo prepariamo il ripieno, ci vorranno due mele medie, un cucchiaio di zucchero, una bustina di vanillina che però è facoltativa e il succo di mezzo limone piccolo. Tagliate a dadini le mele, bagnatele con il succo di limone e con lo zucchero, giratele bene e lasciatele riposare per il tempo che resta a far riposare il vostro impasto. A questo punto avranno perso tutta la loro acqua e saranno meno aspre, quindi stendete l'impasto piano piano con il mattarello, prima premendo leggermente da una parte e dall'altra rigirando l'impasto e poi stendendolo con il mattarello per una dimensione di circa 2 mm. Tagliate un bel rettangolo con la rondella e dividete il rettangolo a seconda dei quadretti che vi servono. Io ne ho fatti 4 e in realtà escono circa 20-25 ravioli. Mettete un po' di ripieno in ogni rettangolo e chiudetelo su se stesso bene. L'importante è che premete bene in modo che il succo non fuoriesca. Preparati tutti i ravioli che, come vi ho detto, saranno circa 20-25, dipende dallo spessore della pasta. Andremo a mettere tutto in forno già caldo a 180 gradi fino a che il bordo, soltanto il bordo, non sarà dorato. Ed ecco pronti i nostri ravioli, sono veramente squisiti, semplicissimi da preparare e molto molto buoni. Possono stare anche qualche giorno se li tenete ben chiusi in un pacco. Sono davvero golosi e saporiti. Se vi va di vedere anche un'altra ricetta, vi lascio anche il link. Non perdete il prossimo video e buon appetito! Ciao ciao!